parlandoci di digitale, di realtà aumentata, virtuale, approfondiremo la tematica soprattutto legata al campo delle arti visive e dell'arte contemporanea. Quindi l'affronteremo attraverso talk, incontri, proiezioni, live e quant'altro. Il legame con il territorio è importantissimo, infatti qui in Romagna ci sono tantissime realtà legate alla sperimentazione e noi abbiamo deciso di focalizzarci sull'audiovisivo contemporaneo declinato in tutte le sue forme, quindi l'audiovisivo legato alla video arte, legata ai live, legata alla musica elettronica e alle media installazioni. Nel corso del tempo abbiamo creato intorno a Forlì una vera e propria comunità che ogni anno si amplia e si arricchisce anche grazie al territorio. Ho ricevuto lavori dalla Cina, dall'Ungheria, dall'Estonia, dalla Thailandia, da tantissimi paesi e non solo, ogni anno presentiamo ad Ibrida ospiti internazionali, tra cui quest'anno il regista spagnolo Carlos Casas, che è venuto in residenza artistica e poi ritornerà al festival con un live il prossimo anno, e Costantin Dellos, che invece verrà all'interno di Ibrida Festival con un live dedicato appunto all'animazione e al videoclip. All'interno del sito internet della sezione Ibrida Live ci saranno tre stanze virtuali, tre monografie, una dedicata a Virgilio Viloresi, una dedicata a Gianluca Abate e una dedicata a Silvia De Gennaro, che non saranno fruibili in presenza al festival ma soltanto online. Una volta entrati in ExaTR dalle 7:30 di sera avremo installazioni, proiezioni, si alterneranno dei live. I live saranno alle 9:30, mentre alle 10:30 ogni giorno verranno proposti dei DJ set con visual. Partiremo il venerdì, live avremo in anteprima Caterina Palazzi, Silvia Cignoli e Salvatore Insana con un live creato ad hoc. Il sabato avremo Okapi. E la domenica invece chiuderemo con Costantin Dellos e Igor Imov. Quindi l'appuntamento è in ExaTR in via Ugo Bassi 16 a Forlì dal 16 al 18 settembre. E per maggiori informazioni basta consultare il nostro sito e i nostri canali social ibridafestival.it.